Buonasera a tutti, io sono Jessica e sono qui più che altro in veste di genitore, e un po' portavoce anche di tutte le famiglie che non hanno potuto essere presenti qui con noi oggi. E vi ringrazio a nome loro, di tutti voi che siete venuti oggi anche da lontano, siete qui con noi e condividete questo momento importante. Sono Jessica, madre di 3 figli. Matteo ha 11 anni e soffre di una patologia respiratoria scoperta all'età di 3 anni. Crisi broncoostruttive, la diagnosi. Nessun medico ai quali ci siamo rivolti riusciva, nonostante le indubbie competenze, a curare Matteo, piccolo ma costretto a vivere ogni giorno con antibiotici e cortisone. Le crisi erano sempre più frequenti e quando arrivavano ne usciva sempre più distrutto. Matteo era iscritto alla scuola materna ma non la frequentava. Anche un banale raffreddore poteva essere per lui molto pericoloso. Vivere in isolamento era diventato ormai per tutta la famiglia una normalità oltre che una necessità. Le sue condizioni mi preoccupavano sempre di più. Fu così che in una delle tante notti insonne trascorse a controllare il sibilo del suo respiro, mi misi a ricercare in internet. Mi apparve quella casa gialla sul lago di Misurina, l'istituto Pio XII, centro di cura e riabilitazione per le malattie respiratorie infantili, un'eccellenza unica in Italia nel suo genere. Io avevo già deciso, sarei partita subito. Il giorno dopo le valigie erano pronte. Dal primo ricovero da quassù, grazie alla professionalità di tutto il personale, qui tra noi abbiamo anche Sandra, che è una delle nostre infermiere, la quale ringrazio veramente tanto e che è rimasta con noi proprio fino all'ultimo momento. Grazie a loro Matteo ha iniziato a recuperare in salute, riprendendo a fare tutte quelle semplici attività come giocare e correre al parco, tutte cose normalissime per un bambino in salute, fare sport senza fare i conti con quella maledetta fame d'aria, ma soprattutto ha potuto riprendere la scuola, la sua vita sociale. Noi abbiamo frequentato con grandi sacrifici assiduamente in questi 9 anni l'istituto, che ormai è diventato una grande famiglia. Matteo l'ha sempre chiamata e la chiama ancora a casa di Misurina. Ogni volta, ancora oggi, dopo poche ore dall'arrivo qui, i suoi bronchi iniziano spontaneamente ad aprirsi e i valori di infiammazione a stabilizzarsi, in diverse occasioni potendo addirittura anche sospendere i farmaci. Credo che consigliare periodi di permanenza presso l'istituto Pio XII non voglia dire per la sanità locale e per i centri ospedalieri privarsi dei piccoli pazienti, ma bensì dare a questi piccoli bisognosi di cura la possibilità di accedere a un centro unico in Italia che gode di peculiarità ambientali straordinarie per il trattamento dell'asma. È un fiore all'occhiello che dovrebbe essere motivo di orgoglio per tutta la sanità nazionale. Questa mia voce è la voce anche di tante altre mamme nelle mie condizioni. Alcune sono qui, alcune non hanno potuto esserlo. È difficile per noi genitori accettare a questa decisione molto molto dolorosa. Le difficoltà economiche dell'istituto, ribadisco, erano ben note, ma come se non bastasse, sono state acuite anche da 3 anni di pandemia. Non possiamo però pensare che la chiusura di questo centro possa essere l'unica soluzione, soprattutto in un momento in cui le malattie respiratorie infantili sono in aumento per numero e gravità e mentre è ancora in corso una pandemia da virus polmonare. L'asma può essere curata anche in città. Ho letto in più articoli nei giornali, anche Matteo veniva curato in città, ma solo col supporto di questa eccellenza è riuscito ad arrivare a ottenere risultati che non si potevano allora nemmeno immaginare. Noi siamo tutti qui oggi davanti a questo istituto. Questo istituto ha preso tra le braccia veramente tutti i nostri bambini. Credo che oggi questo istituto abbia bisogno anche del nostro aiuto. Noi abbiamo un debito per questo istituto, noi genitori, ex pazienti, tutti. Per me il mio debito è per la salute di un figlio. Gli ex pazienti giovano
tutt'oggi di quello che hanno potuto beneficiare negli anni precedenti di questo istituto, per cui non possiamo permettere che questo possa accadere, che tutte quelle finestre che vedete laggiù rimangano chiuse così come le vediamo adesso. Grazie.